Sono quasi vicino. Penso che sia da queste parti. Penso che sia da queste parti. Ah, eccolo. È bene che io sia arrivata. Aspetta, ok? Ecco il tuo ordine. Caspita, ma è tutto in disordine. Ti dirò solo una cosa. Non pagherò per questo qui. Ah, sembri essere piuttosto veloce, vero? Questo lavoro, oh, richiede rapidità. Penso che tu debba migliorare solo un pochino la tua tecnica. Bene, ma per quello che ho fatto, merito almeno una monetina, vero, signore? Ah, lascia prenda per te. Grazie. Guarda, aspetta solo un minutino che parcheggio, devo parlare con te. Guarda, mi hai sorpreso molto, eh? Hai tolto i vestiti da consegnatrice per metterti in macchina. Velocemente, guarda, davvero molto velocemente. E che cos'è? Sei della polizia per caso? Stai interrogando? No, no, non è per questo, calma. Ah, ti ho preso? Sì, era uno scherzo. Guarda, perdonami, ma qual è il tuo nome? Ah, il mio nome è Mayara. È un piacere, Mayara. Mi chiamo Mike. Bene. Stavo pensando che non saresti interessata a lavorare con me in un lavoro più formale. Certo che mi piacerebbe, ma è perché sono un po' distratta, sai? Un po' disattenta, capisci? Ci credi. Ma se non ti dispiace e vuoi darmi l'opportunità, accetto volentieri. Bene. Ti aspetto domani allora nel mio ufficio, va bene? In questa posizione e ti accorgerai che tutti meritano un'opportunità in questo mondo, incluso te. E tu cosa ne pensi? Sì, penso di sì. Va bene. Guarda, grazie mille. Questo. Bene, ti aspetto lì, piacere. Ah, mio Dio, e adesso? Ah, sono impazzita. No, no, per mio figlio farò tutto questo per mio figlio. Ah, che bello. Ah, scusami, va bene. Scusami, per favore. Ciao. Puoi portarmi il caffè? Stai parlando con me? Scusami. Va bene? Ma sono qui perché Mike ha detto che ci sarebbe stato un colloquio con me. Un colloquio di lavoro? Sì, un colloquio di lavoro. Scusi. Buon pomeriggio, signorine. Tutto bene? Bene, vorrei che venissi qui nel mio ufficio, ma vorrei che aspettassi solo un minutino, va bene? Sarebbe bello. Torno subito, ok? Solo un attimo. Ah, va bene. Fino ad ora... Non venirmi a dire che vai nello stesso parco in cui vado io. Sai una cosa? Non so, nemmeno, perché mi preoccupo. La possibilità che tu ottenga questo lavoro è zero. Io sono già assunta. Ho studiato molto di più di te, mio caro. Ho frequentato le migliori università. Ah, sul serio? Non ne ho fatto nessuna? Tutto ciò che ho imparato l'ho imparato per strada. Non hai studiato? Ah, quindi è impossibile che tu riesca a ottenere questo lavoro, mia cara. Mi dispiace lasciarti, ok? Ma penso che sia meglio che tu torni per strada, perché questo lavoro è mio.
Guarda, non ho intenzione di togliere il lavoro a nessuno, ok? E se sarà necessario tornare per strada, tornerò. Vengo proprio da lì. Tornerò a pulire le auto se sarà necessario. Aspetta un attimo. Sei una lavatrice di auto? Sì, lo sono. Quindi non riuscirai mai ad ottenere questo lavoro? Guarda un po', sappi che pulisco l'auto con grande onore, capito? Bene, signorine, potete alzarvi in piedi, per favore. Per favore, sedetevi davanti. Bene, signorine, innanzitutto voglio ringraziare la vostra presenza e voglio anche spiegare il motivo di questa riunione. Ho l'intenzione di assumere una manager. Nel mio curriculum c'è tutto ciò che serve per essere una manager. Guarda, sono sicura di essere la più preparata per questo ruolo. Sì, vedo che sei davvero molto preparata. E tu, Mayara, dov'è il tuo... Ah, il mio... Aspetta un attimo. Aspetta. Ah, Mayara, vero? Qui ci sono solo esplosioni di nascita. Ecco perché te l'ho detto. Era per il tuo bene, cara. Non c'è motivo per cui tu sia qui. Sei disoccupata, lavori saltuariamente per strada, non hai alcun titolo di studio e vuoi lavorare in questa azienda, amore mio. Sì, e guarda un po', posso anche non avere studi, ok? E sono una buona lavoratrice e sono anche molto onesta. Cosa dite, signorine, per favore? Bene, prima di decidere chi di voi lavorerà con me, devo fare un test con voi. Vado nella stanza accanto e torno subito. Wow, è stata veloce, vero? Le tue manine leggere? Immagina di impressionarmi che lavoro per strada. No, non è così. Questa moda non è per lui. Ho preso un colpo e un terreno. Ma se non fossi stata tu a stare con lui, sarebbe stato molto utile per te, dato che sei disoccupata. No, ma non penso di prendere qualcosa che non è mia, anche se ne ho bisogno. Sei una povera, abbandonata, disoccupata e per di più sei ingenua, mia figlia, sono. Queste le opportunità che la vita ti offre. Ascolta, voglio chiarire una cosa. Guarda, in ritardo, come potete vedere, sono un po' senza segretario in questi giorni e così stiamo risolvendo le cose, ma sono già tornato. Va bene, guarda ragazzo, hai lasciato cadere questo qui. Guarda, grazie mille, Mayara. Ultimamente sono molto distratto. Non è vero, Danisa? Esatto, guarda un po'. Pochi minuti fa, prima che ci sedessimo qui su questo divano, ho lasciato una scatola lì sopra e... Come? Così? Sì, c'era del denaro dentro e tu l'hai preso per te, vero? Non lo so, penso di no. È ovvio che no, davvero? Beh, spero che la persona che l'ha preso si renda conto che quei soldi sono falsi. Quindi è falso? Hai capito che era così, ragazzo? Non sei innocente, dovrai spiegare tutto alla polizia. No, in realtà non c'è bisogno. Ecco, è tuo, te lo sto restituendo. Sono molto di fretta, devo andare. Giorno tranquillo. Senti, non chiamerò la polizia, va bene? Voglio solo che tu non torni più qui. Non torno più, va bene. Non ci metto piede qui, non stai capendo questo? Era una prova. Sì, questa era la prova. E tu non hai preso i soldi per te, giusto? Ah, pensavo che l'esame fosse di matematica o portoghese. Ma di cosa stai parlando? Che cos'è? Grazie alla tua onestà, sei assunta. Congratulazioni, sei la manager. Ah, è uno scherzo. Marca di Istanbul, ragazza. Certo che la voglio. Ah, grazie mille.